Signori, benvenuti in un altro episodio di Ghost Recon. Siamo sempre qui con Molesto, che abbiamo molestato superstiti nei boschi di notte. E adesso ci stiamo dirigendo verso la base operativa per vedere che cazzo vuole Schultz. Che minchia nome è Schultz? Sto per cominciare. Ah, non posso entrare io con te, devo prima aspettare. Cioè, mentre tu apri la tenda io... Lui così è nato però. Secondo me sono tutte malelingue in quest'isola. Sì. Poi mi piace che qua cambia proprio camminatura il personaggio. Diventa tipo, non so, un campeggiatore, sai, un turista. Sì. Cioè, non è più un soldato quando entriamo qua. Mamma mia, però è bello sto posto pure di notte. Vediamo cosa vuole Schultz. Ah, perché abbiamo portato la bambina che abbiamo salvato con suo padre. Che cazzo è questo qui? Ah, sono altri player che tryhard. Porco Dio. Schultz, buon uomo. Ma guarda questo qui come è attrezzato, soldato tattico. Allora, episodio 1. Ottieni informazioni su Jay Skell. Mads, la gente della spiaggia ce l'ha fatta. Vuoi dire i sopravvissuti? Sono tutti morti. Conoscevo alcuni di quelli sulla barca da sempre. Li ho visti fare i primi passi. Ho fatto il possibile. Il possibile? Dovevamo avere una nave. Sempre più figo il mio personaggio, però. Marina. Modestamente. Tutto molestamente? Sono cadaveri sulla spiaggia. È un idiota che non sa che fare. Matt, l'idiota. Ha salvato molti di noi. Appunto, sbagliamo a parlare ora, eh? Non è una cosa da niente. Lo so. Ma non basta. Piano piano, dai. Non piano in questo momento. Vai a fare il culo, dai. Non è finita. Ho trovato il sergente maggiore Hill. Abbiamo un piano per rintracciare Skell. Se lo fermiamo e prendiamo il controllo dei droni. Aspetta, quindi... Skell. Credi che Jace sia coinvolto? Ti sbagli. È una brava persona, è il mio migliore amico. La Sentinel controlla l'isola. Seguimi, te lo dimostrerò. Ho problemi più immediati. La mia gente non è pronta per un lungo viaggio. Ci darai una mano? No. Direi di no. Va bene. Ma la mia priorità vivi CTF. Ottieni informazioni su Jay Skell. Obiettivo completato. Oh, dovremmo riparlare con lui che ci assegna la missione. Ripassiamo le basi. Ok, Fox, che cosa c'è? Dammi retta. Jace non c'entra niente. È qualcuno dall'interno. Lui mi ha mandato un video di chi è a capo della Sentinel. Ma quindi non è lui. Sulla costa sud sono brutte, cazzo. Niente parolacce. Sul serio? Stone andrà a cercare tutti quelli che imprecano. Chiediglielo tu stesso. Capitano Gibson. Capitano Coleman. Ah, sempre quello, vedi? Soldati che volevano... Stone, è lui il capo. Il boss. Covid. Il Citadel è un successo straordinario. Capita. Nessun tipo di comunicazione entra o esce dall'isola. Il perimetro dei droni è attivo. E mentre la signorina Puri è fuori a conquistare i cuori e le menti, voi dovrete andare a stanare i piantagrane. Capitano Coleman, voglio quei coloni sotto controllo. C'è una nuova tecnologia che mi piacerebbe sfruttare. Perfetto. Capitano Gibson, occupati della terrorista e di quelli che sono rimasti esclusi. Non ce ne sono molti. Ma sono d'intralcio. Penso che siamo noi. Signore, le strutture di contenimento sono piene. Ho detto sistemali, non catturali. Bello essere nel sud del Pacifico. La brezza che trasporta il profumo del gelsomino mi ricorda la savana. Ah, e
divertitevi là fuori. Se vedete uno di quei ghost, il gelsomino in savana, sparate a vista. Chiaramente Jace non è coinvolto. Mi sono fatto tutti il corpetto nero. Se fosse stata solo la Sentinel, il tuo amico non ha più il controllo su Auroa. Ha affondato quella nave e io devo ancora trovarlo. È l'unico in grado di fare qualcosa. Ok. Al diavolo. Ha una villa nascosta nelle colline. Il codice della porta è 120386. Devi solo dargli una chance. Non chiedo altro. Tranquillo, abbiamo i manganelli. Bene, abbiamo delle coordinate, BRO. Stare al sicuro, eh? Vai, vai, andiamo a casa di questo. Raggiungi la residenza di Long Valley. Skilla una villa nella parte meridionale. Si trova nella residenza di Long Valley, a sud di Monte. Vabbè, sicuramente saranno 26.000 km. Quindi hai capito, quando tu trovi tipo delle corazze, anche gli elmetti che trovi, puoi comunque cambiargli il colore. Se trovi lo stesso tipo di elmetto ma più forte, te lo dà comunque già personalizzato come l'avevi fatto. Ah, quello è buono. Volevo farla perché ho sbloccato, te l'ha sbloccata anche a te completando la missione del sottomarino. Qua dell'episodio precedente ti ha sbloccato tipo una skin, sai, tipo l'alpino, mimetica alpino. E nel frattempo non si vede un cazzo. Ah, io vado di questo elicottero. Vabbè, quello tuo te lo lascio a te. Io vado. Minchia, me 4 km. Porca puttana, io ho il divisore notturno, se no. Ma aspetta, no, per qualche cosa. Ma una macchina non ha i fari. Come cazzo si attira? G? Oh! Mamma mia, che strade di merda. Basta fare un incidente frontale e si rompono i fari. No, che non vedo un cazzo. Il fumo. Andiamo da sto J-Scale. Bello, tra l'altro non è che c'ho il ping tipo nella strada. E più o meno cerco di avvicinarmi, ma devo seguire la strada. Mamma mia, OP una cosa del genere, però vedi? Tipo una camionetta del genere dobbiamo comprare ai bivacchi. Io voglio il blindato da 70k. Minchia, l'ho visto. È un carro armato, Minchia. Però quando le cose non ci sono, i Jagger, di tenere dentro quel coso. Ne prendiamo due. Poi una strada. Vabbè. Quanto manca? Dai, 2 km. Non hai scampo! Dobbiamo. No. Sa che di. Fatti tutti. Sa che di qua dobbiamo riandare. Ora io per deviare da quell'altra parte devo superare sta montagna. Ah, io la farei. Vecchio stile. Madonna. Non so se ho una montagna davanti. Ecco, non vedo un cazzo. Spero che ho tirato il visore notturno. Aggressivo molesto, eh? Ma i fari non li usano loro. Ok, la villa dovrebbe essere questa, bro. A quanto pare no. Passiamo le basi. Quindi dobbiamo intrufolarci qua, aprire la porta col codice che ci ha dato. Allora, tira quel coso lì che rispotta, bro. Che cazzo era? È il primo, dovrebbe essere nella rotella. Lo puoi lanciare un po' abbastanza a caso. Ha un mare di portata e un raggio bello grande. Provo, eh. Guardali lì. Ti ha sentito uno qua vicino? Oh no. Aspetta che ne sta uscendo uno qua da me. Abbiamo un problema. Fattelo. Aspetta che ancora non lo vedo. Mi vede l'altro. C'è un cecchino più avanti. Ok, quello lì l'ho fatto. Se riesco a vederlo te lo faccio. Aspetta che è tipo il visore. Vediamo se vedo qualcuno. Fatto il cecchino. Ce n'è uno lì che... Ecco, quell'altro che mi mira. Mi c'è una pattuglia. Oh, che eri tu dietro di me? Mi sono cagato, però. Oh. Minchia, il drone. Aspetta, facciamo una cosa. Ok. Ce n'è uno lontanissimo lì che se lo prendo... Non l'ho preso. Dobbiamo eliminare quello lì prima che chiama i rinforzi. Toh! Facci minchia, dimmi tutto quello che sai. Trova Skell. Per caso, gente da me. Posso trovare J. Skell. Cazzo, arrivo? Giuro. Fantastico. Ma non mi ha detto un cazzo. Ah, ok. Come va? Fatti. Ok.
Aspetta, ci ha detto di entrare qua, comunque, cioè ci ha indicato qua. Super megaville, gente ricca, non come noi, poveracci di merda. Vabbè, te ti escludo. Attenzione, un cecchino incredibile. Perché lui ha questa televisione e io no? Adesso non ce l'hai manco tu. Che avevo tipo infame. Signorina! Dove cazzo è? Fox mi ha chiesto di aiutarmi. Scusa se rimetto l'arma sul capezzolo. Non so dove sia. Di solito lavorava nell'ufficio seminterrato. C'è un'entrata nella galleria. Il dottor Fox sta bene? E Harmony? Stanno bene, grazie per l'aiuto. Non so altro, è la verità. Non ti preoccupare, signorina. Non intendevo spararla. Prima intendevo fare altro. Ok, mi vado a prendere sta cassa di soldi. Che ci serve fatturare a noi se vogliamo quel blindato. Rompere i coglioni, signorina! Non rompere i coglioni, stia zitta, puttana! No, aspetta! Come no, aspetta? Che cazzo devo aspettare? Faccio finta di non aver visto. Andiamo avanti. Che te, tipo io gli ho parlato. E arriva lui, ha frettato subito. Gli ho parlato. E ce n'è uno dentro lì che fa tipo luce. Forse sul balcone, eccolo lì. Andiamo. Allora, intanto proviamo ad avvicinarci il più possibile. Ce n'è uno lì che lo guardano. C'è pure il drone. Il drone è bello che se lo facciamo esplodere. Comunque allarma. Minchia, mi vede però. Minchia, nessuno l'ha sentito. Sorti di merda. No, è caduto in piscina. Io ho appena fatto il Jagger. Mi apro sta cassa prima di avanzare. Un attimo, mentre ce l'ho qua davanti, che poi devo fare. Minchia, hanno visto uno dei tuoi cadaveri. Vedi se lo puoi uccidere. Lo ha visto uno che non è ancora stato spottato. Ok, ti arrivo in casa. Oddio. No, madonna. Che puttana. Sono entrato qua, c'erano 20. Resisti, bro. Resisti, bro. Scateniamo un paio di cazzi. Fatto un altro. Questa in teoria è proprio... Siamo sulla casa di J-Scale. J-Scale. Ah, qua c'è un PC. Prendo delle info, eh. Coprimi. Trova Scale. Ok. Al piano di sopra. Giochi così belli, tipo da fare in due. C'è pure The Division. Non so se lo conosci. The Division? Uh-huh. Che si può fare sempre così in due. Una bella storia, tra l'altro. Allora, comunque, la zona è liberata. Le informazioni le abbiamo... Ah, devo risolvere il caso di tutte le info che abbiamo trovato. Lui ha tradito Walker, okay, comunque, vedi? Non è veramente... Walker, il pezzo di merda. Ah, sì. Ma fammi dare un'occhiata alle armi che ho. Allora, io di meglio ho delle mitragliatrici leggere che non mi piacciono. Non è questo. E qua è pieno di collezionabile di roba, eh? Aspetta, prendo ormai questo. Caricatore piccolo DMR, obiettivo accessorio. Che atterraggio incredibile. Hai visto? Dai. Dov'è che dobbiamo andare adesso? Ok. Allora, ora 3 km e 9 dietro di noi, in teoria. Vediamo se è questo. No, aspetta, questo perché c'è sto ping? Vai, sono sistemato l'inventario tattico. È sempre quella, giusto, la missione? Cioè, il continuo... Sì, in teoria sì. Io posso sparare. Minchia, aspetta, vediamo se riesco a fare una cecchinata da qua. Mamma mia, inclinati un po'. Aspetta. Ah, è impossibile, tipo così. Io c'ho solo di trovare. Ah, sì, è qua vicino. Che era sopra quello blu. Perché c'è pure, penso, un accessorio. Un qualcosa da prendere. Ma tu guarda. Presente qua da me. Allora, vediamo. Ah, intanto lì c'è un cecchino. Vediamo se riesco. Fatto fuori il cecchino. E ce n'è uno sulla torre lì di comando. Fatto fuori quello della torre di comando. Ma quanto è tattico il mio personaggio con la maschera antigas. Lo metto un po' di ansia se tipo io mi metto così. Mamma mia, ma c'è un drone da battere, bro. Uno e due. Gli altri sono più avanti lì. Minchia, se fa cagare st'arma a distanza, però fatti. Ok, adesso penso ai cecchini un po'. Uno è lì.
Ecco, si allarma quello. Cazzo, che non lo... Oddio, era una finestra. Okay. Mamma mia, come l'ho freddato. Vedevo un qualcosa dalla finestra. Troppo forte sta cosa. Vai, allora, aspetta, aspetta, che forse... Distruggiamo... Che voglio provare sta cosa, però, però, vediamo se funziona. Ah, vuoi togliere la corrente? No, in teoria posso, posso tagliare la recinzione. Ma... Quel drone lì? È quello che dobbiamo uccidere. Quello spara pure, eh. Aspetta. Esco il bazooka. Fatto. Cagare, io che provo a fare la vita. Quello ci penso io, aspetta. Aspetta, fammi uscire il bazooka, fammelo provare, è un po' lento a estrarlo, vediamo se funziona. Vai, come vai, cazzo vai, si vai. Usa? Aspetta. Funziona, direi. Direi che ha funzionato. Mamma mia, sparte poi in cima, guarda che due coglioni. Dobbiamo salire fino là sopra per prendere le cose. Perfetto, quindi dobbiamo ritornare dal... Dal buon uomo che abbiamo trovato nella capanna. Nel frattempo vedo se posso arrivare da te. È pieno di casse, buttiamoci sto posto. Quindi se io mi butto da qui non posso aprire il paracadute. Ma però... Cosa hai fatto? Non volavo. Bro. Ho provato a volare, però. Però se c'è uno là sotto conviene. Cioè risparmio più tempo se tu mi resti. Beh sì. È stato molto figo chiamare i veicoli. Noi e te dobbiamo giocarci insieme. Comunque anche un Far Cry, bro, eh? Che praticamente c'è lo stesso divertimento di un Ghost Recon. L'ultimo che ci ho giocato era il 3, forse. Ed è il migliore Far Cry della vita. Ah, ok. È il più bello, secondo me, il 3. Sali, porco di quel cane! Con grande irruenza. Madonna. Dio. Abbiamo... Penso... Ha marcato il punto d'incontro. Ah, questo è il punto delta che ci aveva detto. Ok. Boom. Ecco qua. Il nostro uomo. Ho trovato le loro cose. Johnson. Nostri amici. Ho preso le top. Erano bravi ragazzi. Che cosa vuole Walker? Che pantalone di merda che ho trovato. È impazzito. Da quando è successo quel casino con Boone, avrei dovuto fermarlo. Lo sai che Boone era inutile. Certo. Ma non doveva finire in quel modo. Ah, questo è dei ricordi sempre del Vietnam. Ah sì. Cioè è stato... 2022. Pensavo che volesse spararmi. È il nostro villaggio, Von. Sono nostri alleati. Aveva un'arma. Una pistola. Non vedo nessuna pistola. No, era armata. Visto? Non avevo scelta. Ma porca puttana. Hai chiuso. Finora mi hai già fatto perdere fin troppo tempo. No, non puoi farmi questo. Hai fatto tutto da solo. No, la colpa è tua. Mi hai messo sotto pressione. Oh, Cristo. Sempre a... Non potevi... Tu no. Mio padre verrà a sapere che mi hai fatto. Che verme del cazzo. Andrai a piangere da papà? È questo che farai? Ogni volta che fai un casino... Dai la colpa agli altri, vero? Ogni volta che sei nella merda, aspetti solo che papà venga a salvarti il culo. Beh, sai che c'è? Il tuo papà non è qui. Vaffanculo! Sono un buon soldato! Un buon soldato! Tu sei un'inutile testa di cazzo. Bravo, Wolf. Ehi, avanti. Su. Bon. Dammi il fucile. Dai. Cioè, però ha provato a spararlo. Walker. Ne ho abbastanza.
Che cazzo? Walker. Minchia. Che cazzo hai fatto? Era finito. Ora è finito. E poi, se non l'avessi ucciso io, avremmo avuto contro tutto il villaggio. Non è giusto, Walker! Però in quel caso non è che ha fatto proprio male. Il resto lo sai. So che non hai testimoniato. Non lo hai mandato in prigione. Avrei dovuto farlo. Non saremmo finiti in questa merda. No. Hai fatto bene. Dillo ai soldati a cui ha sparato. Hai trovato niente su Skell? Questa era in un laboratorio. Risolvi. Jack Skell si nasconde in un laboratorio segreto sotto le... Quel laboratorio sotterraneo deve essere ancora intero. Ah, quindi è lì. Non saprei. Voglio studiare gli uomini di Walker. Scoprire cosa cerca. Se vedi facce familiari, non ti fidare. Anche tu. Ci ritroveremo qui. Anche tu. Infatti non mi fido manco di te, hai capito? Stronzo di merda. Nell'ultima puntata ho trombato molesto e siamo riusciti ad ottenere un bambino. Dobbiamo dirigerci a trovare il bastardo di Skell che è nascosto in un bunker sotterraneo. Se vedo un porco, bro, freddiamolo a vista. Subito. C'è pure gente. Buon uomo! Guarda, non mi caga. Ah, ok, ora mi ha cagato. Che le stavo puntando un'arma, se ne stava fottendo. Oh, un'arma blu ho trovato, bro. Un assalto. Ma io verde. Ma ci proviamo a parlare con uno di questi, vediamo che cazzo ci dice. Non è che per caso sai da dove arrivano? Ti sto dicendo la verità. Ma non mi ha detto un cazzo! Non mi ha detto un cazzo. Oh, mi sa che dopo un tot di civile che uccidiamo, mi sa che perdiamo, blocchio. Eh sì. L'ho letto prima quando ho freddato la tipa. Guarda come sorride, guarda che espressione. Mamma mia, no, comunque un'auto del genere è da comprare. Dio, ma è pieno. Orca puttana. Ok, prendiamo la strada. Tutto sotto controllo. Allora, tra un chilometro siamo arrivati. Possiamo passare qua nei terreni di Heidi. Oh, però è veloce sta roba. Beh, direi. C'è un convoglio e noi ci fermeremo proprio qua. È la nostra destination. Vai, io ho trovato un bel assalto, tra l'altro. Lì c'è una cassa. Lì c'è una pattuglia. Aspetta, io prendo quella a sinistra e tu quella a destra? Proviamo, vai. Vai, uno, due. Ok. Oh, mi stanno vedendo. Che culo, con la pistola l'ho fatto quello sul tetto. Ok, io sto freddando il mondo qui, bro. Questo è morto, non siamo soli. Eh sì, dal tuo lato infatti sono chiuse queste porte. La mamma mia, un cecchino azzurro. Ma che culo, bro. Un po' di fortuna ci vuole, bro. Allora, interroga, figlio di puttana. Dimmi dove è Skell. Ehi là, se non vuoi ritrovarti col cranio aperto, dimmi come accedere al laboratorio di Skell. Non c'è altro, ti ho detto tutto quanto.
Puoi freddarlo, dimmi, bro. Dimmi, sì. Ah, ma lascia del bottino sto drone qua. Bella corazza ho preso. Guarda, sono un juggernaut quasi. Tu cosa hai trovato? No, una mitraglietta bianca. Teoria di qua. Oh, ecco dov'è il bunker. Guarda qua. Minchia, qua c'è gente, bro. Tira un coso, un coso che spotta se ce l'hai. Ma cazzo. Allora facciamo piano piano perché se si aprono queste porte secondo me c'è il casino. Ok. Queste sono tutte chiuse. Questa si apre. Occhio. Oh, uno. Aspetta, non sparare. Spara. C'è un altro. Bravo. Mamma mia, l'altro non l'avevo visto completamente. Io invece avevo visto solo quello. Guarda come si è chiuso la porta, figlio di puttana. Che belli silenziatori. Quando fai queste operazioni qua proprio. Ti fa entrare nel vivo. Ho trovato un lanciagranate. Minchia. E qua sembra anche pieno. Aspetta che ancora non ci hanno sgamato, anzi. Aspetta, non sparare il primo che vedi, eh. Io mi nascondo qua. Sì, li spottiamo. Allora, uno è lì. Minchia, sono duri questi qui. Sono i lupi. Ho ricevuto nessun contatto in questa zona. Però ne vedo solo un... Ah, ok, un altro è lì. No, mi ha sgamato. Spara! Che due coglioni questi. Non mi si abbassava. Fatto un altro. Fatto uno. Minchia, mi devo curare. Aspetta, bro. Che io mi devo curare. Infortunio. Sono perennemente stanco io. Oddio, me lo vedevo ancora in piedi quel. Invece era già morto. Non saprò mai cosa ha preso però. Ah, quanto sono corazzato. Un juggernaut. Ah, eccolo. Guarda dov'è, figlio di puttana. Ehi, Scal. Muoviti. Oh, merda. Ok, senti. Mi chiamo Nomad. Faccio parte della squadra inviata qui per capire che sta succedendo. Maurice Fox dice che posso fidarmi. Non mi fido di te. Ma gli stessi che ti cercano vogliono uccidermi. Che ne dici? Mi dai una mano? No, non so, sai, vaffanculo. La donna che è diventata Sio, che lavora con quegli animali. No. È in una caverna con Menz e Schultz. Caverna? Suona male, ma è meglio di quel che pensi. Prendiamo la tua roba. Andiamo. Su, muoviti. Troppo facile. Di tutto. Ma posso rimediare? Sì. Sì. Con i droni. L'operazione Citadel. Per ora Citadel tiene dentro la gente. Ma possiamo usarla per liberare Aurora. Ascolta. Che c'entra Walker con tutto questo? Ah. Era il nostro consulente militare. Consulente militare. Voleva soltanto i droni. Io lo credevo un amico. Sì, anch'io. Ah, però così mi commuovo. Eccola. Minchia. Arrivavo. Walker. È Shane di The Walking Dead, è lui. Anche il nero è con lui, vedi? Fa piacere saperti ancora in vita. Non certo grazie a te. Sappi che non c'è niente di personale. C'è un motivo se lui è qui. Un motivo sensato. Oh, non dire cazzate, è un traditore. È un rivoluzionario. E abbiamo un piano per migliorare il mondo. Hai ucciso i miei soldati. Hai ucciso Weaver.
Pezzo di revolver. Abbiamo scelto di diventare i guerrieri che dovevamo essere. I tuoi padroni, loro non credono in niente. Ti faremo un'offerta, Nomad. Consegnaci Jace. Vieni con noi. Mi consegnerai a loro? No. Come sempre, Nomad, sei dalla parte giusta. Guarda questo, che comunque ci ha tradito il bastardo. Minchia. È antiproiettile. Sì, col cazzo. Dobbiamo andarcene. Usciremo da qui. Lì ci sono vapori tossici, potrebbero ucciderci. Loro lo faranno di sicuro. Minchia, bro. Figlio di puttana. Dobbiamo portare lui al riparo, quindi deve salire sull'elicottero. Ok. Direttamente al bivacco. Lì è 5 km davanti. Lo vedi? Davanti a te. No. Aspetta. Ed eccoci qua. E va bene, ragazzuoli. Abbiamo scortato il figlio di puttana. Io e Molesto vi salutiamo. E ci vediamo nei prossimi episodi. Qui con Ghost Minchia Breakpoint. Ciao, belle mie.